Tanti gol, ma nessun problema invece per l'Inghilterra, che ha vinto per 9-0 sul Lussemburgo in una partita giocata a Wembley. Qui il primo gol della formazione inglese, un autogol meglio, del portiere Moss su un disperato tentativo di rinvio di un suo compagno di squadra. Rinnovata nella linea d'attacco, la formazione di Robson non ha corso grossi rischi, dato anche la scarsa consistenza della formazione avversaria. Vediamo in azione Blissett che cede il pallone per un cross e il colpo di testa di Koppel per il gol del 2-0. Blissett, giocatore del Watford, si è particolarmente segnalato realizzando 2-3 gol dei 9 messi a segno dall'attacco inglese. Ecco intanto con un bel tuffo realizzare da Woodcock la terza rete. Siamo ancora nel corso del primo tempo, il risultato è già di 3-0 e diventa 4-0 proprio alla fine del tempo, quando Blissett, rischiando per eccesso di sufficienza di sbagliare il gol, riesce comunque a mettere in porta, nella porta lussemburghese, la quarta rete della formazione d'Inghilterra, che ora ha il comando del suo girone con 5 punti in 3 partite disputate. Ecco uno dei rari tentativi dei lussemburghesi che non hanno esito, mentre invece viene in apertura di ripresa il quinto gol realizzato ancora da Blissett su iniziativa di Woodcock, che colpisce la traversa. È facile per Blissett appoggiare col petto nella rete sguarnita. Ancora un gol inglese, lo segna Chamberlain al termine dell'azione che stiamo seguendo, ed è il gol del 6-0, una serie di reti una dietro l'altra per la formazione inglese, che va a segno nuovamente con Blissett. Ecco il suo gol per il 7-0 nell'arco degli ultimi 2 minuti della partita, dal 42esimo al 45esimo del secondo tempo. I gol da 6 diventano 9, abbiamo visto il settimo, ecco l'ottavo con un gran tiro di Odol da lontano, e poi il nono con il frastornato portiere Moss, che non riesce a trattenere un tiro cross di Neil senza molte pretese. 9-0.